in quel di Faedo per questo dodicesimo giro del Trentino. Passo subito la parola al direttore di organizzazione, il signor Alberto Tonini, che vi illustrerà la tappa, tutti i passaggi e eh, il resto abbiamo qua anche il patron del giro, Audenzo Tiengo, che poi lo sentiremo, lo vedremo particolarmente felice stamattina perché il tempo meteorologico si sta mettendo al bello. Buongiorno a tutti, auguro una buona settimana e un buon in bocca al lupo a tutti quanti. Eh, prima di iniziare i nostri lavori vorrei presentare il nostro presidente di giuria oggi che dopo presenterà eh, diciamo, tutta i, eh, la giuria stessa nella persona di Rivier Michel. Faccio presente che era... Giudice e Presidente dei Mondiali di Verona. Ecco. Eh, a questo punto darei la parola al Patron Giro. Per un grazie e un benvenuto a tutti, do la parola al Presidente signor eh, Tiengo. Brevemente mi si è detto di non parlare a lungo, io vi ringrazio tutti, siamo al dodicesimo giro, una grande fatica per raggiungere questo traguardo in un momento di crisi economica come voi tutti conoscete, essere riusciti a mettere assieme questo grande giro è per noi un onore, un vanto e quindi pensiamo che voi apprezzerete questo nostro sforzo di, essere, di aver raggiunto l'obiettivo delle cinque giornate di gara, in un momento come quello che stiamo attraversando, dicevo, è veramente una grande soddisfazione aprire eh, questo giro in questo modo, con una grande partecipazione vostra. Voi avete eh, dimostrato e state dimostrando anche fedeltà al nostro giro, perché tra le vostre squadre moltissime sono quelle che partecipano da anni. E quindi un doppio ringraziamento anche a queste squadre che apprezzano il, il giro fatto nelle nostre montagne, nelle nostre bellezze naturali che abbiamo qui e che tenderemo sempre di più a valorizzare. Il giro si afferma sempre di più sul piano sociale, sul piano civile e, e sotto altri aspetti, aspetti che voglio tralassiare in questo momento, ma che comunque hanno grandi valori e eh, eh, che esprimeremo sempre di più in queste, in queste giornate. I valori del ciclismo verranno ampiamente diffusi eh, con questo giro, quindi eh, siate orgogliosi, siamo orgogliosi di, di essere qui. In eh, bocca al lupo a tutti, eh, auguri a tutti, buona gara. Tentino e Tirolo sono assieme in questa organizzazione anche se lui ha una piccola parte ma spera anche di un altro anno di dare il suo contributo magari un'altra parte. Luisa Tamanini, la ragazza di paese, quindi sei la più osservata e naturalmente sarai anche la più applaudita. Avere questa responsabilità cosa comporta? Un impegno maggiore, più forze oppure un po' d'emozione che al momento potrebbe anche tradire? Certo, correre in casa è sempre un'emozione in più. Spero di fare una buona corsa anche se la preparazione non è al massimo, ma vediamo di, di fare un, un buon risultato. E dare... Stavate guardando col tuo direttore sportivo le tappe di questo giro. Dov'è che appunti di più l'attenzione? Qual è quella che in qualche modo ti esalta di più ma che ti fa anche più paura? Ma Stefano, qual è, quale potrebbe essere la mia tappa? Ma io penso che quella di oggi potrebbe essere una tappa dove si può attaccare e portare via una fuga, anche perché ci sono delle velociste e sicuramente tipo la Nurimeg vorranno arrivare in volata. Noi oggi cercheremo di attaccare e... E vedere di, di portare via questa fuga. Ecco, e... Soprattutto negli ultimi chilometri, dove c'è un circuito che è abbastanza nervoso per quello che riguarda il percorso, non è pianura piatta. No, no, ma confronto le altre tappe, è più la, la tappa più, più semplice. Vediamo, intanto iniziamo con questa tappa qui, poi per le prossime ci penseremo. No? Tu hai già vinto un giro, e quali sono le tue ambizioni in questo giro? Beh, quando ho vinto il Giro nel 2003 eravamo una squadra molto più forte e non è che ho vinto solo in merito mio, ma sono state anche le mie compagne che, che mi hanno aiutato parecchio. Quest'anno vedremo, la preparazione non è al massimo, però io cercherò sempre di dare tutto quello che ho. Quindi siamo, siamo pronti per il Via, questa dodicesima edizione del giro ciclistico del Trentino Alto Adige-Sciude Tiro Organizza la polisportiva Faedo Grumo, di patron Udenzo Tiengo, che è faro di questa manifestazione. Sono 108 le atlete al Via e alle ore 13.45 esatte si parte da Trento e ci si avvia verso la partenza ufficiale di Mattarello sulla strada statale le 12 pochi caseggiati avanti all'abitazione della Tamanini che abbiamo sentito proprio in questo momento quindi la partenza ufficiale alle 14.11 una leggera pioggia bagna le atlete un augurio a tutti i partecipanti a questa manifestazione anche a quelli dietro le quinte è un vento contrario alle marce delle concorrenti la strada nei primi chilometri è leggermente in discesa gruppo compatto vedete non succede niente fino al ventunesimo chilometro e ogni tanto con la telecamera ci soffermiamo sulle bellezze che il territorio sa offrire sia dal punto di vista esagistico che da quello storico. La prima da allungare, tanto come nota di cronaca, al ventunesimo chilometro è proprio la numero 21. Barbara Cazzaniga della Aliverti Bianchi, proprio a significare che la squadra di Luisa Tamanini vuole movimentare la corsa e vuole vedere di portare fuori dal gruppo un manipolo di attaccanti per poi giungere sul traguardo e imporre la stoccata vincente. Ma ci pensano... Le atlete dell'equipe Nürnberger per bloccare la Cazzaniga ed è proprio la numero 3, Liane Baaler, che si impegna in testa al gruppo per ricucire lo stacco. Abbiamo visto proprio Barbara Cazzaniga, capelli biondi, statura piccola, in testa al gruppo nel momento in cui viene raggiunta dalla Liane Baaler al 24 chilometro a Serravalle gruppo compatto e intanto la tappa che è tutta pianeggiante passa dalla provincia di Trento prima a quella di Verona e poi per concludersi in provincia di Mantova a Monbazzano proprio dove mille mille, mille anni fa i ghiacciai portarono quelle montagnole di terra che ora costituiscono le colline che sono intorno a Monzambano e che le atlete dovranno percorrere negli ultimi chilometri della loro fatica di questa tappa che è lunga in totale 121 chilometri. Dicevamo che il gruppo si mantiene Spesso compatto anche se non mancano gli attacchi. Ne abbiamo uno, per esempio, al 27 chilometro con eh, l'atleta della Saccarelli Emu Veronica Leal Banderas messicana a tentare la solo. Ma è ancora la Barbara Cazzaniga che si avvia a. Comporre un duetto in testa alla corsa che dura però soltanto pochi chilometri. Ma ormai siamo in, eh, quasi all'arrivo, vedete, non è successo niente fino a questo momento ed è la numero 33 che sta prendendo il largo, guadagna pochi metri. Il gruppo vedete è molto vigile ed attento. È la Jessica Turato. Che ci prova, siamo all'ultimo chilometro gruppo compatto come temevamo e c'è la squadra, il completo della Chirio Forno, forno d'Asolo in testa a guidare l'assalto, l'ultimo assalto della sua velocista. Che siamo ormai a pochissimi, chilometri, a pochissimi metri dalla conclusione, 500 metri, vediamo la Bumnenkova in testa, alla sua destra. Troviamo la Giorgia Bronzini a sinistra del teleschermo. Giorgia Bronzini testa a testa con Nicole Cook. Ma alla spunta la Giorgia Bronzini davanti a Nicole Cook e Svetrana Bubenenkova. Questo è il podio di questa prima tappa. Davvero una bellissima tappa dove il gruppo ha sempre controllato le azioni di attacco, si è giunti a gruppo compatto ma gli ultimi chilometri sono stati davvero una bella battaglia e si è fatto fuoco e fiamme per cercare di imporsi su questo primo prestigioso traguardo della dodicesima edizione del giro ciclistico del Trentino Alto Adige, Sud Tirol. Quando si vince ci si guarda alle spalle e questa è una vittoria di classe, alle tue spalle eh, veramente dei personaggi che contano nel mondo del ciclismo. Da oggi ma anche da prima conti anche tu. Meno male che sono riuscita ad affermarmi oggi tra i nomi più grandi del ciclismo. Oggi sono riuscita a mettere la ruota davanti a tutti. Era una vittoria che aspettavo da un po', sia per il morale che per la condizione fisica. Volevo qualcosa che lo confermasse. E fare una vittoria qua al Giro del Tentino secondo me vuol dire tanto e soprattutto in un arrivo del genere battere certe, certe ragazze per me è veramente un onore. Un ultimo chilometro difficile. Chi ti ha pilotato? Siete una squadra esperta. Già avvezza le vittorie? Sì, la squadra ha lavorato benissimo negli ultimi chilometri per tenermi coperta e per tenermi davanti. Poi eh, ho preferito, agli ultimi metri, prendere le ruote più, più veloci e forse anche scalatrici perché davanti sono arrivate le ragazze. Che da ora in poi faranno vedere chi si giocherà la maglia del Trentino. A chi la dedichi? Eh, sicuramente alla mia famiglia, alla mia squadra e alla mia migliore amica che in questo momento è in ospedale e spero si riprenda a passo. Al Giro del Trentino, per ogni vittoria si brinda con Cesarini Sforza. Eh, Ces Cesarini Sforza eh, dalla nascita è sempre stata un punto di riferimento nel mondo della spumantistica eh, trentina. Territorialità e controllo della filiera sono le nostre carte vincenti, insieme alla forte specializzazione. La Cesarini Sforza è un'azienda che ha sempre fatto e continuerà a fare solo ed esclusivamente spumanti. E territorialità significa avere il possesso di ottimi vigneti che danno uve eccezionali e avere nel DNA le competenze necessarie per poterle sfruttare al meglio. Territorialità e zonazione delle produzioni sono infine i valori che cercheremo di comunicare sempre più alla nostra clientela e ai consumatori. una grande macchina per una grande corsa, la Nissan e il giro del Trentino fem femminile, un connubio che è stato voluto proprio in, eh, avendo come obiettivo la bellezza. Ecco, qual è la politica della vostra azienda? La nostra azienda c'è da vent'anni sul mercato e noi cerchiamo di soddisfare tutte le esigenze dei clienti partendo dalla micra, che è la più piccola del nostro segmento, fino ad arrivare a tutti i fuoristrada. Poi siamo molto specializzati nel, nelle macchine da lavoro. Ecco, un, è importante per una concessionaria, per un'azienda che commercializza macchine, eh, proporre anche un'assistenza che sia di piena soddisfazione per il cliente. Come siete attrezzati in questo settore? Infatti, il nostro cavallo di battaglia, se così si può dire, è proprio l'officina e la carrozzeria. La nostra concessionaria vanta un'officina quasi di 2000 metri quadrati proprio per soddisfare in qualunque momento le difficoltà del cliente. E per quello che riguarda la fascia di clientela che voi altri più seguite, qual è la vostra politica? Le macchine piccole oppure le macchine di prestigio? Purtroppo le macchine piccole non riusciamo a venderle così bene quanto quelle di prestigio. I fuoristrada sono il nostro forte. Ecco, l'ultima novità della Nissan che voi proponete con orgoglio sul mercato. L'ultima novità è questo, che è il nuovo Pathfinder che è appena arrivato e si è collocato in un segmento alto di, di qualità e di importanza. E adesso una curiosità, questa macchina, e questo è un lusso, veramente un lusso, fa da macchina scopa a questo giro del Trentino femminile, davvero più di così non si poteva avere. Infatti, infatti, noi siamo stati contenti di poter dare questa macchina per dare ancora più immagine a quello che è la bellezza della macchina. E la bellezza del Trentino. Produrre vino è un'arte, fare di esperienza virtù. Dal grappolo al bicchiere sul tavolo, il vino è sempre un prodotto vivo. Quali le tecnologie? Beh, ci stiamo specializzando sempre più verso le tecnologie moderne, tali da da mantenere inalterate le caratteristiche dell'uva che ci conferiscono i soci e riuscire a trasmettere la territorialità, la tipicità di questi prodotti al vino e quindi al bicchiere e al consumatore. Tanti soci come tanti chicchi d'uva che formano un grappolo e quindi che formano una forza e sono presenti sul mercato. Ecco, ci parli della, di questa cantina sociale? Beh, è una cantina sociale storica, nata nel 1919, quindi fra una decina d'anni raggiungeremo i cent'anni. In questo momento 300 soci, lavoriamo circa 400 ettari di vigneto intensivo praticamente della zona qui di Rovere della Luna e dei comuni limitrofi per una quantità annua di circa 65.000, 60-65.000 quintali. Il vostro prodotto di punta? Il Prodotto di punta Pino Grigio, varietà Bacca Bianca, rappresenta il 70% circa della nostra produzione dei vini bianchi. È da alcuni anni che noi ci teniamo a questa tappa. Del Giro del Trentino delle Donne Elite, anche perché o la partenza o l'arrivo è da alcuni anni che lo, lo facciamo. Questo lo faccio anche perché crea immagine a questo paese che ha un nome anche fantastico, direi: Rovered della Luna. Quindi noi siamo molto vicini a questa organizzazione e ripeto, sono da alcuni anni che la facciamo. Sembra che con il ciclismo non si invecchi e soprattutto non va via mai la voglia di vivere e la gioia di condividere con gli amici. 84 anni, tanti anni passati sulle strade a batter mani a chi esercitava la sua fatica su queste strade. Ho partecipato anche ai Giro d'Italia a suo tempo insomma, non come, come ciclista ma come seguitore della de, de carovana no? Comunque io ho sempre stato appassionato in questo sport che insomma mi ha sempre dato vita. Signor Audenzio, avere questi amici, ritrovarli ogni anno e raccontarsi tante storie è bello. Certo, ma lui ha citato la grande amicizia no? e non a caso l'ha citata perché noi l'abbiamo sempre presente, non passa un mese o... Un po' di tempo che non, non telefoniamo, se non telefono io telefona l'amico Valtolina, telefona un altro. Ma lui l'abbiamo sempre nel cuore, l'abbiamo sempre presente per questa sua passione che ha verso il ciclismo e per il contributo che ci dà ogni anno eh, al giro. Eh. Una squadra nuova per il 2005, com'è che la scelta è caduta su di te? Eh, la Chirio, che cosa vuole da te e che cosa puoi offrire tu? Beh, io penso che la Kirio voglia la compattezza di una squadra e magari qualche vittoria negli sprint, perché comunque quello che posso offrire io è arrivare nel finale e, fare, e ottimizzare il lavoro di una squadra. Ecco, la società nutre, nutre molta, fiducia, molta fiducia su di te e addirittura prevede che tu possa fare molto bene al Giro d'Italia, questo almeno ci è stato detto. E tutta la senti addosso questa responsabilità? Uh, beh, un po' sì, però, e questo comunque mi carica, perché sapere che una squadra possa puntare su di me, sui miei arrivi, è una cosa che mi galvanizza un po' e quindi cercherò di, di, non, di non fallire a questo appuntamento in rosa e arrivarci precisa. Quindi ti trovi bene in questa squadra? Hai tutto ciò di cui tu puoi disporre, vuoi disporre? Sì, come in tutte le squadre ci sono diversi problemi e la perfezione penso che non esista da nessuna parte, però si ha sempre la voglia di cercare di risolverli e di non, di non mollare mai anche nelle difficoltà. Ed eccoci, ed eccoci ci, ci siamo, dodicesimo giro del Trentino, seconda tappa rovere della Luna Cembra, una quercia come simbolo del comune a dimostrazione di forza e potenza ed oggi di forza e potenza, senz'altro ce ne vorrà tanta, perché è appena 8 km di pianura e poi si inizia a salire è una salita molto dura e molto difficile che costituisce palcoscenico il mai consueto di questo giro del Trentino, primo gran premio della montagna di fronte all'hotel Faedo e poi dopo soli 3 km ancora un altro Gran primo della montagna a Giovo, Masen ed è subito guerra le prime a rompere gli indugi sono Nicole Brandley numero 120, Svetlana Bubenenkova numero 50, Zinaida Starushkaya numero 116, Trixie Vorrak la tedesca numero 6 e a 50 metri da queste prime battistrada troviamo con il numero 29 Nicole Kuhl, e con il 64 annette Beutler la Svizzera si stacca subito la maglia, soddisfatta probabilmente per la vittoria del giorno precedente. Oggi non è pane per i suoi denti, ma al dopo soli tre chilometri di ascesa, troviamo già un terzetto in testa alla corsa, vedete che cominciano a frazionarsi anche le atlete che fungevano da battistrada con il 120 è sempre la Svizzera, Nicole Brandly, un un'atleta di rango che fa tirar fuori le unghie a Svetlana Bubnenkova, maglia verde. E poi troviamo la vorra che è la starusca è ancora tenace nelle posizioni di testa ma si continua a salire e la strada intanto un saluto al vice sindaco di faedo che oggi sta facendo il tifo e io ritengo, siamo già nel piccolo centro splendido di faedo e vedete che c'è battaglia è sempre la brandly con la bubnenkova che hanno fatto il vuoto a 10 secondi troviamo la arnte la cook la beutler la graus e tra questi due gruppetti troviamo la staruskaya ma siamo già al gran premio della montagna hotel faedo pineto e troviamo la brandly numero 120 a 15 secondi la Bubnenkova che vediamo in questo momento al massimo dell'impegno ma fila via liscia la Brandry, la vediamo ora verso il secondo Gran Premio della Montagna, cominciano a farsi sensibili distacchi, a 30 secondi troviamo la che a 57 secondi la Staruskaia, la Arnet, la Cucche, a 1.22 la Boitler e a 40 secondi un gruppetto. A un primo e 40 secondi un gruppetto con la Luperini, ma siamo già al secondo. Gran primo della montagna e Nicol Brandry che svetta con un vantaggio di 50 secondi, lo vediamo gettarsi sulla difficile tecnica discesa verso la Valle di Cembra. Ricordiamo 50 secondi su Svetlana Bubenenkova. A 56 secondi troviamo un quartetto formato da Trixie Vorrak, Nicole Cook, Zinaide Stariushkaya e Judith Arndt. E per le altre concorrenti è ormai buio. E vediamo ancora la Nicole Brandley che affronta decisa la discesa alle sue spalle. Non vediamo ancora alcun concorrente. E siamo nell'abitato di Cembra. La Brandley transita con un primo e 23 secondi sulla numero 2. Judith Arnett sulla 116 Zinaide Staruskaya, sulla 6 Trixi Vorrak e sulla 50 Svetrana Bubenenkova, sulla 29 Nicole Cucche. A tre primi e sei secondi transita solitaria la Beutler. Il gruppo della Luperini, forte di, a questo momento di circa 12 unità, ha già un ritardo di quattro primi e tre secondi. Siamo ora sulle immediate inseguitrici della Brandry. Proprio nell'abitato di Cembra dove è posto l'arrivo, lo sticione d'arrivo che però verrà percorso nell'ultimo chilometro in senso inverso. E adesso le atlete stanno percorrendo il lato destro della valle di Cembra fino al confine con Castello Tesino. E c'è sempre la brandly in testa che non molla e aumenta il proprio vantaggio. E c'è chi è che fa il tifo per le atlete, ma anche per qualche componente del seguito. Abbiamo visto transitare la brandly. A un primo e 35 secondi transitano la Arnedet, la Staruskaia, la Vorraka, la, la Bubnenkova e la Cook. Che vediamo in questo momento organizzarsi per dare la caccia alla fuggitiva fuggitiva che marcia con un buona velocità e accumula vantaggio. dicevamo: un primo e 35 secondi e poi è un primo 35 secondi, poi il vantaggio comincia a calare vistosamente, come ci ritorna verso Cembra anche per il vento contrario, quando siamo a 20 km dalla conclusione, la vedete proprio in questo momento, la Brandi viene raggiunta, quindi in testa alla corsa Troviamo sei concorrenti che ve le elenchiamo: la 120 Nicole Brandir, Mista X1, la Svetrana Bubenenkova, numero 50 mx3 intanto vedete si stira i muscoli come suol dirsi la brandy è stata impegnata fino a questo momento ma ormai siamo già nell'ultima salita a 4 km dalla conclusione scatta la nicole brandy mai doma gli risponde la Bubnenkova è in crisi, subito la vediamo in fondo. La Nicole Cook in seconda posizione a cercare di controbattere l'azione della Bubnenkova e della Brandi. Troviamo le due tedesche Judith Arnett e Trixie Vorrak. Ma le due battistrada, Bubnenkova e Brandi, guadagnano subito una quindicina di secondi. Portano poi il vantaggio quando mancano 3 km alla conclusione a 18 secondi, trovano l'accordo, ma le due tedesche non si arrendono, abbiamo anche la campionessa del mondo, dietro ad inseguire la numero 2, Judith Arnett, e riducono vistosamente il vantaggio, come si può ben vedere da queste immagini, portandolo a circa 8 secondi. <coughs> ma ormai la salita sta per concludersi. Due chilometri alla conclusione, continuano: Nicol Brandi, Svetlana Bubnenkova hanno un 100 metri di vantaggio sulla coppia. Judith Arnett e Trixie Vorrach non demordono. Le due di testa, anche se l'altra coppia di inseguitrici cerca di riportarsi sulla testa della corsa, si danno il cambio, prende la testa. La Bubenenkova che rileva la Brandley, davvero generosissima questa svizzerina, ed eccoci ora alla volata finale: allunga immediatamente la Bubenenkova, cerca di, di rispondere la Brandley, ma la Bubenenkova è determinata e vince davanti a Nicole Brandley. A 8 secondi, dalle due battistrada Judith Arno e Trixie Vorrache, a 43 secondi, Zinaide Staruskaya. A due primi e 50 secondi Nicole Cook e davvero per lei questi ultimi tre chilometri sono stati davvero pesanti, pensate in poco più di un chilometro di salita ha perso due primi e 50 secondi. La prima delle italiane è la Tatiana Guderzo, settima ma ad un ritardo davvero abissale. 9 primi e 41 secondi. E questa naturalmente è anche la classifica generale. Buba, Buba, un secondo, un secondo solo. Allora, è venuta la salita, ieri era per scherzo, oggi si è fatto sul serio. Eh sì, però inizio la salita ho sentito male, poi... Riposato un po' e la finale sentito bene. L'attacco della Brandley ti ha fatto paura? No, no, non ho fatto paura perché già pensavo che è troppo lontano partita e noi pensavo che prendiamo e per questo. Ecco, l'hai fatto anche per la tua bambina, di la verità, che cresce vicino a te con le corse. Eh sì, io volevo anche regalare queste corse per lei, perché troppo vuole che mamma vince. tu la contenti. Eh sì, sì. Assistito ieri a una tappa storica, eh, le migliori, veramente le migliori scaratrici si sono affermate tra le prime, quindi meglio di così non poteva, non poteva andare. Una grande selezione fatta sulle alture di, di Faedo, di Faedo Pineta soprattutto, di masegna dove c'erano eh, posti i traguardi dei Gran Premi della Montagna, lì si è visto chi ha gamba e chi non, eh, non l'aveva la, la gamba e quindi questa selezione ha dato un distacco abbastanza considerevole alle altre ragazze che non sono di meno di queste ma che comunque eh, hanno altre doti, hanno, possono avere altre doti, secondo me potrebbero eh, recuperare quest'oggi con la tappa odierna. E si potrebbe verificare qualcosa di molto diverso e quindi dare spazio anche a loro di poter affermarsi. Eh, mi viene d'obbligo di fare una piccola osservazione, eh, il comune di Faedo e quindi anche la Proloco ha provveduto a pulire le strade in maniera perfetta, tanto che non è successo nessun incidente e questo naturalmente è il merito è dei cittadini di Faedo tutti che qui sono rappresentati dal presidente della locale Proloco. Sì, esatto. O io mi limito in questo momento qua diciamo, a fare i complimenti al patron della corsa, il signor Laudenzio Tengo. Il compito nostro, come proloco è quello appunto di far sì che tutto quello che diventa un certo corollario attorno alla gara da parte nostra dovrebbe essere in qualcosina che dà un certo rilievo alla gara, agli organizzatori. Alle ragazze, quindi l'entusiasmo della gente, la cura nostra di mettere delle strisioni, far sì appunto che la gente senta questa manifestazione. Faedo, e il signor Tiengo, sono tanti anni alla dodicesima diciamo, edizione che lui organizza, devo dire anche con una certa chiarezza, che c'è stata anche un po' di latitanza in un certo senso da parte, diciamo, non dico dell'amministrazione perché non voglio usare questo perché io non faccio parte dell'amministrazione, ma di quello che è diciamo, la popolazione di Paedo che non l'ha sentita, io lo dico con chiarezza perché mi sento anche di dirlo, da un anno a questa parte stiamo facendo qualcosina, si sta già parlando con il signor Tiengo, di organizzare qualcosa di diverso anche come un arrivo a Paedo per noi sarebbe importante per far sì che appunto anche la popolazione di Paedo verrà studiata in una certa maniera, quindi il coinvolgimento della gente, il coinvolgimento diciamo, delle strutture, dell'amministrazione, in modo che anche il nostro territorio, il nostro paese, dove appunto è il paese del nostro patron, abbia quella rispondenza e dia quella rispondenza alle, alle atlete. Al patron e a tutto quello che è paracorollario, diciamo, ciclismo. Allora, Ivan, tengo l'informazione: corre sulle due ruote e il seme piantato dal nonno sta crescendo. Anche in te la passione per il ciclismo? Eh, la passione per ciclismo per me è sempre stata, cioè, fino all'età di 8 anni, quando abbiamo iniziato il giro, ero piccolino e man mano, col passare degli anni è cresciuta. E c'è, la passione per il ciclismo c'è e vediamo di portare avanti questa manifestazione cercando di fan, farla in modo sempre migliore a livello organizzativo. Siamo quelli che cerchiamo di eh, far sì che la gara eh, sia, si possa svolgere nella eh, maggior sicurezza possibile. Ecco quanti uomini e quante moto ha a sua disposizione? Beh, noi oggi come in tutte le altre giornate ho 16 motociclisti e due macchine al seguito. Ma poi avete come aiuto anche, come supporto, come complemento eh, i motociclisti della scorta di Salò, Motoclub Salò. Aiuto indispensabile direi. Anzi si dice che il comandante vero non sia lei ma sia qualcun altro, eccolo qua. No, no, noi a livello dilettantistico cerchiamo di collaborare nel miglior modo possibile, lavorare con Salvatore che ha lo spirito proprio, la passione e questo ci coinvolge. Comunque noi oggi siamo con 32 motociclette per questa tappa che è molto impegnativa dove troveremo un grande traffico, un'arteria molto trafficata e pertanto abbiamo aumentato il nostro supporto. Noi Praticamente segnaleremo i vari punti pericolosi, le rotonde, certo, e abbiamo portato appunto più motociclisti per tutelare la sicurezza degli atleti in gara. Terza tappa al dodicesimo giro ciclistico del Trentino Alto Adige, Tiro, l'internazionale Donne Elite, si parte ufficioso, partenza ufficiosa da Piazza San Rocco, il traghettatore la cui immagine si staglia sulla facciata della chiesa principale per trasferirsi per la partenza ufficiale alla cartiera Carmignano di proprietà svizzera che quest'anno collabora con l'organizzazione di Audienzo Tiengo e che può dare buone prospettive per il futuro di questa manifestazione che ha tante ambizioni e possibilità per crescere. Il gruppo in questo momento si trasferisce alla Cartiera, 90 km da percorrere da Condino a Bedizzole, Viale della Libertà con tre traguardi volanti ed un Gran Premio della Montagna di terza categoria eccoci alla partenza ufficiale 101 le atlete si è ritirata Nicole Cook e aveva giro va bene è che tutto serva per la valle del chiese un saluto dalla direzione della cartiera Carmignano ricordiamo di proprietà svizzera e i primi 50 chilometri fino a Salò, dove posto il primo traguardo volante, sono completamente piatti anzi in leggera discesa e dopo una partenza un po' sonnolenta il gruppo si sveglia e la velocità è sempre intorno ai 40-45 km/h ed in queste condizioni è certamente difficile prendere il largo dicevamo che il plotone ha perso una delle protagoniste la nicole cook che si è sentita male ieri e quindi ha preferito non partire oggi per essere pronta poi per il prossimo giro d'italia restano comunque in lizza atlete di valore e vediamo che l'impegno è notevole si corre dicevamo verso salò con, eh, mantenendo sempre una velocità elevatissima. E siamo in questo momento proprio a Salò dove posto il primo traguardo volante della giornata, sono stati percorsi 51 km e il numero 102, Alessandra Dettore della Saccarelli Emu Marciano, a far suo questo traguardo volante. Il gruppo segue a una decina di metri dalla battistrada, gruppo compatto. E nonostante diversi tentativi, il gruppo rimane quasi sempre compatto. In quanto la velocità, nella prima ora sono stati percorsi quasi 42 km/h, non dà scampo a chi volesse far da lepre, e siamo ancora al un altro traguardo volante. C'era stato prima un attacco. Di Venia Susa Fernandez, raggiunta dopo un paio di chilometri, vantaggio massimo di circa 10 secondi, e la Bubenenkova che si aggiudica il traguardo volante, superando proprio sulla striscia la eh, battistrada Venia Susa Fernandez e ora siamo a Soiano del Lago dove è posto il Gran Premio della Montagna è la Brendry che supera la Bubenenkova ma già siamo entrati nel circuito finale circuito finale intorno a Bedizzole con un percorso abbastanza tortuoso con sali scendi, sono sette le atlete che abbiamo visto prendere il largo si tratta della 102 Alessandra Dettore, della 25 Dunque Daniela. Fusarpoli della 64 Annette Boitler della 35 Anna Zugno della 109 Francesca Castrucci della numero 3 Liana Baler e della 91 Marlene Jorend. ecco appunto le 7 battistrada che comunque guadagnano un vantaggio massimo di 11 secondi il gruppo è vigile e mantiene, le mantiene sempre a portata di mano dura poco l'attacco di queste sette concorrenti la voglia di vincere questa tappa, tappa importante perché è posta fra le due, quella disputata ieri e quella che si disputerà domani, molto difficili. Siamo ormai ai chilometri conclusivi, in prossimità dell'ultimo chilometro, e vedete che il gruppo è compatto allungatissimo volatone conclusivo eccoci all'ultimo chilometro appunto volatone conclusivo in leggera salita quindi non del tutto adatto alle velociste pure ma è subito la Giorgia Bronzini che prende la testa della corsa la state vedendo in questo momento è davvero incontenibile la sua azione niente da fare per le altre atlete alle sue spalle ancora una volta due Atlete di Rangola, Bubnenkova e la Regina Schleicher che viene battuta proprio sulla striscia. Questo comunque è l'ordine d'arrivo mentre rivediamo l'esultanza di Giorgia Bronzini, Unione Ciclistica, Kirio, Forno d'Asolo 90 km del percorso, 41,106 la media, al secondo posto addirittura staccata di un secondo, tante l'influenza della vincitrice Svetlana Bunkervenkova al terzo posto, Regina Schleicher. Giorgia, allora già hai preso gusto? Eh sì, quando si comincia a vincere di solito non si smette più se non che quando finiscono le tappe. È stata una gara impegnativa, non pensavo che un finale potesse, potesse premiarmi, ma la squadra ha creduto in me, dietro il direttore sportivo pure, e così ho voluto ottimizzare il lavoro di una grande squadra. Ecco, hai scaricato tutta la tua rabbia di atleta, naturalmente, in questi ultimi 200 metri tutti in salita. Ce n'avevi tanta di birra in corpo? Sì, volevo dimostrare. Nei miei doti da sprinter, e così ho fatto. In bocca al lupo e a tante, tante tantissime altre vittorie. Crepi, grazie, grazie a voi. Signor Sindaco, il ciclismo è festa di popolo, è come un volo di rondini. E sono i piccoli paesi i più pronti a rispondere a questa grande festa. Brizzolo è una grande tradizione di gruppi volontaristici, sportivi, amatoriali e quest'oggi abbiamo voluto alzare decisamente il tiro, alzare decisamente la nostra levatura e devo ringraziare la Polisportiva Faedo e il padrone eh, Audienzo Tiengo che ci ha permesso di ospitare l'arrivo della terza tappa del Giro del Trentino che ha portato il nostro sport bedizzolese bresciano. A confrontarsi con gli amici del Trentino, con queste grandissime atlete a livello internazionale, sono orgoglioso di dire che la comunità locale ha risposto come noi ci aspettavamo, una grande festa di popolo, una grande partecipazione nonostante la giornata feriale non festiva, che è segno per noi di una grande soddisfazione perché significa che il ciclismo e lo sport in generale hanno ancora uno spazio nella cultura e nell'etica delle nostre comunità. Mobil CEMBRA è presente a questa manifestazione per sostenere lo sport ma anche per farsi conoscere. Eh, sì, prima cosa eh, c'è la passione della bicicletta, che questa è una cosa importante. S quando si nasce, secondo, eh, si cammina e poi si va in bici, è una cosa che uno ha tre. Con, con il retrogradire, col diventa. Il... La, terza roba, la seconda roba si può dire che è una passione della bici eh, avendo la passione della bici eh, vale la pena, viene più portato anche a sponsorizzare in questi casi noi eh, il calcio e la bici ecco, la nostra azienda fa parte di alcune aziende dove c'è la capogruppo di Mobilcembra che lavora eh, nell'ambito regionale e soprattutto fa nel campo eh, appartamenti residenziali, eh, turistico, Moina, diciamo, Andalo, le posti un po' di, anche di elite e nel centro storici come Trento, la nostra valle che è la valle di Cembra e sui capannoni che adesso c'è un po' di difficoltà, ecco questo c'è un po' eh, in provincia di Bolzano. Atesina Gasse è sinonimo di energia pulita, che ben si coniuga con il ciclismo, eh, sport ecologico per eccellenza, e in più ciclismo al femminile, quindi un'aggiunta diciamo, a questa cura dell'ambiente e cura del territorio. Siete inseriti in un ambiente incontaminato, quindi è chiaro che il vostro obiettivo è quello di fornire ai clienti l'energia pulita. Ecco, qual è la tipologia della vostra azienda? Ma la tesina gas è nata circa 20 anni fa, si occupa della di distribuzione di GPL in ambito regionale. Praticamente portiamo il gas in, nei posti dove sostanzialmente il metano non, non arriva. È un uh, gas pulito, non a differenza di altri combustibili e sicuramente economico. Che tipo di rapporto avete col cliente e qual è la tipologia dei vostri contratti? Ma noi normalmente cosa facciamo? Una volta che abbiamo avuto il contatto con il cliente andiamo sul posto, verifichiamo le distanze, eh, diamo un'occhiata dove eh, si può mettere giù il serbatoio in, in comune accordo con il cliente, soprattutto rispettando le normative che ci impongono essendo soggetto a prevenzione incendi, noi diamo un'occhiata, mettiamo giù eh, una bozza, poi da lì la portiamo nell'ufficio, elaboriamo tutta la parte tecnica, tutta la parte dove va il serbatoio, presentiamo il tutto ai vigili del fuoco locali, dopo di questo noi una volta abbiamo avuto l'incartamento le portiamo al cliente, il cliente a sua volta comincia a, a mettere giù il serbatoio, una volta messo giù il serbatoio noi abbiamo la possibilità di, di portarlo il gas e eh, lo forniamo. Ecco. Ecco, eh, che rapporto c'è col ciclismo femminile? Come lo vedi? Ma sai, il giro di Trettino femminile è da tanti anni che c'è questo impegno. C'è un grande entusiasmo da parte degli organizzatori, anche quest'anno un giro di Trentino inedito che sconfina col, col, eh, in Lombardia, perciò gran, piace, piace. E poi le ragazze vedo che ci sono le ragazze più importanti, tutto, tutto, tutto il meglio del, eh, a livello internazionale e questo, questo ci fa onore a noi Trentini. Claudio Corti, un atleta tenace, eh, resistente alla lunga distanza, ricordiamo anche un mondiale a Barcellona. E Gilberto Simoni un pochino ti assomiglia come carattere? Ma sicuramente Simoni è un corridore molto testardo, consapevole dei suoi mezzi, che non mai domo e che vuol fare i risultati, per cui da una parte mi, mi assomiglia. Eh, I giovani, eh, veniamo ai giovani, Simoni oramai ha dato tanto, ancora può dare. Il ciclismo del futuro comunque sono i giovani, quest'anno non hanno riconfermato. Come mai? Da cosa potrebbe dipendere? Ma non hanno riconfermato, intanto siamo solo a metà stagione, per cui no, direi che c'è un panorama eh, dei giovani che sta crescendo e quindi eh, questo deve dare. Anche tranquillità a tutti i tifosi. È ovvio che ci sono i corridori maturi, ricchi di esperienza e molto forti come Simoni che ancora la vendono cara. Ah, certo. E quindi c'è sempre da confrontarsi con gli avversari che avranno il tempo per crescere. Tanti gli ospiti a questo dodicesimo giro del Trentino Alto Adige su detiro internazionale donne elite ma oggi siamo alla quarta tappa, forse la tappa più temuta da Lavis a Ruffre Mendola, chilometri 86 e 500 e comunque si fa festa, vediamo i motociclisti della scorta di Salò prepararsi gioiosamente a questo loro impegno che comunque viene portato avanti con la massima serietà. Operazioni di partenza nella piazza municipio di avisse 200 metri sul livello del mare, ma c'è da aggiungere ai 1200 metri di Ruffè Mendola, località Castello. Anche Francesco Moser tra gli ospiti alla partenza, partenza che viene data in questo momento alle. 13.55 sono 85 le partenti al Via hanno dato forfè 14 atlete tra queste la più nota Giorgia Bronzini già vincitrice di due tappe su tre e subito ci, si scalda i muscoli in questi primi 10 km di pianura e poi la pianura non ci sarà più già si incomincia a salire hanno pensato ad animare la corsa con il 112 Silvia Fernando. Ripresa quasi subito, e poi Francesca Castrucci, ambedue della Chirio Forno d'Asolo, ma si sale verso il primo tratto che porta a Clesse. E c'è l'equipe della Nurnberger che agita le acque. Ci provano in tante a partire allunga anche Liane Baller. Bagarre in testa il gruppo. Siamo al chilometro 17. Quando si sale verso. Terres 27 km, Evelyn Garcia numero 28, l'abbiamo vista Salvadoregna che guadagna una trentina di secondi, ma come si inizia di nuovo a salire verso Twenno, il suo vantaggio diminuisce e al 34 km troviamo la situazione di gruppo compatto, guida il gruppo l'atleta della società sportiva Lazio Marta Villa Rosava Spagnola e Avete visto con il numero 114: proprio quest'atleta che si pone in testa al gruppo e tenta di animarne l'andatura. Forse, si prepara un attacco. La compagna di squadra la Staruskaja. Un primo piano della 114, l'atleta spagnola della società sportiva Lazio Marta Vaila Loyosama e comunque c'è subito agitazione, viene raggiunta la Salvadoregna. Siamo nella situazione, ripetiamo di gruppo compatto. D'altra parte la Salvadoregna aveva soltanto 15-20 secondi di vantaggio, ma come si inizia di nuovo a salire, troviamo che si forma anche se con pochissimo vantaggio un gruppetto di una decina di unità, la Brandi, la Bubenenkova, la Staruskaja, la Arnete, la Pucciskite, la Vorrak, la Boitler e la Tina Libig, sono loro che si pongono in testa il gruppo e determinano una selezione, anche seppur risicata si fraziona il gruppo, ma i vantaggi di stacchi sono di poco conto, vedete che ci si guarda negli occhi e si rallenta l'andatura. Ripetiamo che questo gruppetto è formato dalla 120 Brandley, dalla 50 Bubnenkova, dalla 23 Dita Pucciskite, dalla 2 Arnett, dalla 6 Vorrak, dalla 64 Boitler e dalla numero 1 Tina Liebig. Si aggiungono mano a mano altre atlete ed il gruppo si ingrossa nuovamente. Eccoci di fatti un folto gruppo di una trentina di unità che guida la corsa intanto si sale verso livo e siamo al 43 km allunga per prima Tina Liebig risponde immediatamente edita Pucciskite che allunga il passo si stacca la tedesca e la Pucciskite rimane sola in testa il comando della corsa guadagna 15 secondi 20 secondi che al 44 km sono già intorno ai 50 i secondi di vantaggio della edita Pucciskite e del gruppo non si pone subito all'inseguimento della battistrada tanto che si forma, lo vedete dall'immagine, alle spalle della lepre una cinquantina di unità, un gruppo formato da una cinquantina di unità. e Vediamo anche la Fabiana Luperini che è, fa parte di questo gruppetto, si sta riprendendo dopo la, riprendendo dopo la rovinosa caduta della prima giornata, è la numero che cerca di riportarsi sulla testa della corsa le vedete tutti in fila la bubnenkova che non perde d'occhio la testa della corsa e intanto vedete in seconda posizione appunto la bubnenkova molto attenta poi vediamo la campionessa del mondo Arnette vediamo la brandly vediamo la staruskaia si controllano la Edite Puccisskite che guida la corsa, è lontana dalla testa della classifica, ormai ristretta a 5 unità, intanto una bella panoramica sulla piana di Classe con la diga che serve per alimentare i tanti frutteti soprattutto mele che si trovano da questa parte ma noi ritorniamo in testa alla corsa e troviamo di nuovo edite Pucciskite siamo intorno al cinquantesimo km, sono 59 i secondi dell'atleta dell in testa e vedete che cerca di portarsi alla rincorsa Katia Longin eh, però a questo punto il suo ritardo è di circa 3 minuti, quindi si fa sensibile il vantaggio della. Pucci Sky, Cate Longhine, tre prime, 20 secondi, alle spalle un gruppetto di 29 unità, siamo ormai comunque in prossimità dell'arrivo, Gran Piazza della Montagna, edite Pucci Sky alle sue spalle, si lotta più che altro per i punti del Gran Piazza della Montagna, fra Nicole Brandli e la... Bubnenkova si sfilaccia un po' il gruppo ma i vantaggi restano molto risicati, anche la Fabiana Luperini cerca di portarsi in testa la corsa, Solo mancano 10 km alla conclusione, si formano dei gruppetti che però hanno vita breve, vediamo la Brandi, la Bubnenkova, la Arnet che si danno la caccia reciprocamente, non è molto attive le tedesche, ma è molto attenta la guardia sia della Brandley che della Bubnenkova. La Vorra che in testa ha cercato di allungare, siamo al Gran Premio della montagna, manca poco più di un chilometro alla conclusione. È Dita Pucciskite che transita per prima, a oltre 4 minuti transiterà in seconda posizione. La Brandly e quindi la Bubnenkova, e siamo all'ultimo chilometro, l'ultimo chilometro, quasi completamente in discesa, ed è la Edita Puciskait che corona il suo sogno. Non fortunata questa sua stagione, Ultima, ultimi 500 metri, vedete come è seguita dalle truppe televisive che sono presenti in questa manifestazione a dimostrarne l'interesse dei media. Ultimi 400 metri, si volta scaramanticamente Edita Pucciscaite, il suo vantaggio è superiore ai 4 minuti. Ecco Edita Pucciscaite che è ormai a 50 metri, alza le braccia, incontenibile la sua gioia e sentiamo subito la sua emozione. Allora, a chi la A chi la Dedico alle mie sfortuna, di Costano ne ho avuto tanta, l'ha caduta prima tappa, l'ho bronchita all'inizio stagione, ce l'ha messo tutta, dedico alla mia squadra e mi scuso tanto perché magari un pochino avevo deluso, però penso che oggi con questa fuga di coraggio ci ho ripagato. Grazie, sei bravissima. Grazie. Sei bravissima. Sono molto contento. Commossa davvero Edita Pucciskyte, Lituana della Nobili Rubinetterie, bisogna attendere 4 primi e 35 secondi per la volata per il secondo posto, Sveltrana Bubnenkova che la spunta su Trixi Vorrak, Zinaida Staruska, Judith Arnet e Nicole Brendry a 3 secondi da queste, quindi a 4 primi e 38 secondi Fabiana Luperini a 4 4 Annette Boitler, quindi Andrea Gauss e Patrizia Schewager e più staccate tutte le altre domani ultima tappa da Vipiteno, Sterzing a Innesbruck e quindi ci sarà la consacrazione di questa... Allora Fabiana finalmente si sta ritrovando la gamba dopo la sfortuna del primo giorno questa tappa con il sole forse è una valutazione per il Giro d'Italia fra qualche... Fu una decina di giorni sì, io stavo bene, ero venuta qua a Trentino per puntare alla vittoria, ho comunque è un bel piazzamento, purtroppo ho avuto questa caduta che logico per 3-4 giorni, mi darà noia però comunque già oggi mi sento meglio, quindi da qui a sia al campionato italiano che al giro c'è ancora tempo e sicuramente smartirò le botte che ho preso l'altro giorno io ringrazio anche tutta l'organizzazione che ha scelto il nostro Paese come, come, tappa, come finale di tappa del Giro del Trentino Donne. Penso che la tappa è stata una delle più difficili, come e mi hanno la detto, più la più, forse anche la più bella e quello che dovrà rimanere o pensiamo che rimanga nelle, negli occhi, nel cuore della gente che ci segue, sia da casa sia che ci segue qui al... al al, intorno al giro che rimanga un, un bel ricordo dei nostri, dei nostri paesi delle nostre tradizioni e che magari qualche volta ritornino ci portino un po' l'economia questo, questo non fa mai male diciamo di Faedo per questo dodicesimo giro del Trentino. Io vi ringrazio tutti, siamo al dodicesimo giro, una grande fatica per raggiungere questo traguardo, in un momento di crisi economica come voi tutti conoscete, essere riusciti a mettere assieme questo grande giro è per noi un onore, un vanto e quindi pensiamo che... Voi apprezzerete questo nostro sforzo di, essere, di aver raggiunto l'obiettivo delle cinque giornate di, di gara. In un momento come quello che stiamo attraversando, dicevo, è veramente una grande soddisfazione aprire eh, questo giro in questo modo, con una grande partecipazione vostra. Voi avete eh, dimostrato e state dimostrando anche fedeltà. Al nostro giro perché... Così avevamo cominciato e si ricomincia da capo nel riproporvi le quattro tappe che precedono appunto questa quinta tappa conclusiva. Prima tappa da Trento via Verona Stella di Man a Monzambano via Umberto I. 121 km presi due, tutti d'infilata di dal gruppo delle concorrenti. Nonostante qualche tentativo di fuca, subito rintuzzato dal gruppo, volatone a ramghi compatti, a sorpresa spunta Giorgia Bronzini. Al secondo posto, Svetlana Bubenenkova che brucia proprio sulla striscia d'arrivo. Nicole Cook. E veniamo subito alla seconda tappa. Da Roverede della Luna si sale, si sale, si sale. Verso Pineto Hotel Faedo, località Giovo, sede di due Gran Premio della Montagna di Prima Categoria. E poi si percorre la riva destra e sinistra dalla Valle di Cembra, nella conca del Torrente Avisio, e attacca subito la svizzerina Nicor Brandli. Che fa il vuoto alle sue spalle, guadagna fino a un primo e 58 secondi, ma dietro si coalizzano. Un inseguimento di 40 km e la Brandley viene raggiunta quando ne mancano 10. Ma sull'ultimo strappo finale riattacca ancora la Brandley, risponde immediatamente la Bubnenkova e sul traguardo dicembra e la Bubnenkova davanti a Nicole Brandy, staccata di 8 secondi. Judith Arbit. E siamo ormai alla terza tappa con una classifica generale che si va delineando, sono rimaste in cinque a lottare per il primato, almeno così vuole la classifica. Si parte da Condino e si giunge a Bedizzole nel Bresciano. Sono 90 i chilometri, la prima parte quasi tutti in leggera discesa, e poi si entra in un circuito alquanto nervoso. Ed ancora una volata magistrale prepotente di Giorgia Bronzini, che stacca addirittura di un secondo, Svetlana Bubnenkova, ed al terzo posto troviamo Regina Schelaiker, una volta Regina delle Volate. E tanta gente vogliamo segnalarvi sull'arrivo, perché davvero il ciclismo è ancora vivo, soprattutto in questi piccoli paese e siamo giunti oramai alla quarta tappa una tappa difficile anche questa quasi tutta in salita si parte da la visse e si incomincia a salire per la valle di nonni la valle famosa per la produzione di mele e naturalmente qui il colpo d'occhio ha un panorama eccezionale con l'operosità dell'uomo e con evidenti segni del passato, e qui c'è un attacco, un attacco importante, ed è, lo porta. Edite, Puciscaite, che come la strada comincia a salire, allunga il passo e guadagna, guadagna in continuazione e alle sue spalle controllo stretto fra le titolari delle maglie ricordiamo che i quattro concorrenti sono in appena 8 secondi quindi c'è controllo ne approfitta le dite Puciscaite che giunge al traguardo di Ruffre località hotel castello dopo 86 km 500 metri di vantaggio in solitario con quasi 5 minuti sulla seconda classificata ancora una volta Svetlana Vubnenkova e al terzo posto la tedesca Traxi Vorrak ed ormai i giochi appaiano fatti, anche se ricordiamo Nicole Blendi ed Rvetana Bubrenkova sono a pari merito in classifica. Interessante resta l'assegnazione della maglia bianca dei giovani sponsorizzata dalla Manganelli Ecologia Impianti, la ricerca al servizio dell'ambiente. Eh, noi siamo un'azienda che opera nell'ambito dell'ecologia, quindi dell'ambiente, e secondo noi, l'ambiente con lo sport così si sposa molto bene la nostra attività con quello che è. Eh, diciamo, la, 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 queste sono la possibilità di mettere in mostra, eh, seguendo queste corse, tutto diciamo, l'ambiente circostante, quindi di valorizzare, di far vedere in giro e noi operiamo in questo ambito proprio per valorizzare l'ambiente, con i nostri impianti cerchiamo di eh, recuperare l'energia, di, di recuperare i rifiuti, tutto quello che è valorizzabile per cercare di mantenere questo ambiente che è bellissimo, quindi cercare di mantenerlo intatto così com'è. Ecco, qual è la filiera della vostra lavorazione? Che cosa arriva in azienda? La nostra filiera si tratta, noi facciamo degli impianti che sono mirati al recupero energetico e al risparmio energetico, in più siamo, sono impianti mirati diciamo, alla valorizzazione di, di scarti, invece di scartare il giorno d'oggi bisogna cercare di recuperare e valorizzare quelli che sono gli scarti, quindi noi eh, ci occupiamo di impianti che dai rifiuti di qualsiasi tipo recuperano l'energia, sempre nel rispetto dell'ambiente. In più eh, facciamo delle, abbiamo dei progetti di ricerca che sono eh, diciamo, mirati alle, alle nuove tecnologie che saranno. the impossible. futuro che sono le nanotecnologie, le nanostrutture e nei prossimi anni ci sarà sicuramente una, una, una rivoluzione nel campo del, delle materie con queste nanotecnologie perché veramente la ricerca si sta portando molto avanti e sicuramente sarà di, 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 come si dice, di, di, espansione. di espansione e di molto diciamo, di, di, di cose per l'ambiente, sicuramente sarà, favorirà eh, diciamo, la manutenzione di questo nostro bellissimo ambiente e cercheremo di operare sempre di più per fare in modo che questo ambiente poi rimanga. Alle Generazioni che vengono senza inquinarlo. Quindi, è un'azienda molto tecnologicamente avanzata e continuamente impegnata nella ricerca e che ha un mercato vastissimo. Noi, infatti, siamo qui presenti in Trentino perché. Eh, il Trentino è una diciamo, delle sono zone per noi più belle del, di tutta l'Italia, quindi eh, cerchiamo di, di, di essere presenti su questo territorio appunto, per, eh, per mantenere, per cercare di, 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 di operare insieme a, insomma, a, agli enti locali, insomma, per cercare di, di fare delle cose, degli interventi per mantenere questo ambiente che è meraviglioso, per cercare di mantenerlo diciamo così, inalterato o anche migliorarlo possibilmente, sempre, sempre nel discorso per lasciare alle, alle, alle generazioni nel futuro lasciargli un ambiente che possa essere di, di buon gradimento Siamo all'ultima tappa dal Trentino si è passati in Alto Adige per concludere in Sud Tirol, siamo infatti a Vipiteno, con noi c'è il vicepresidente del comitato regionale Lombardo col quale scambiamo due chiacchiere l'arrivo lo avremo in Sud Tirol a Innsbruck fra un paio di ore è il ciclismo dei piccoli paesi che è protagonista, l'abbiamo visto proprio nei due paesi del Mantovano e del Bresciano che hanno accolto questo giro ciclistico del Trentino al femminile, ma nelle grandi città non è possibile riportare il ciclismo. Ma nelle grandi città secondo me arriva solo il grande ciclismo che poi... Noi viviamo anche dal piccolo ciclismo perché è, quello, è la base del ciclismo, sono le piccole società, sono le piccole corse, che è una fucina per poi i grandi, i grandi campioni. È un modo capillare proprio per alimentare questa passione. Ne abbiamo trovati tanti di gente appassionata. Vuol dire che nonostante la tecnologia, nonostante il modernismo, la, la fatica dell'uomo è sempre in primo piano. Ma il grande ciclismo è sempre quello che. Va, eh, la prima cosa che si vede, purtroppo non si vedono il lavoro che fanno le, le piccole società, quelle che lavorano nel mettere in bicicletta dei bambini, nel eh, aggiustare le loro biciclette, nel fare tanti sacrifici e portano via tanto tempo libero e tanti anche soldi dalle del, loro tasche per questo piccolo ciclismo che purtroppo non è molto... Molto, non è molto valutato. Ecco, è bello, sarebbe bello vedere anche eh, alla base cosa, stanno, cosa fanno la gente, cosa fanno gli appassionati di ciclismo. Io vengo, vengo da, da, da quel ciclismo, dal ciclismo della base, dal ciclismo delle piccole società e quando ho l'occasione dico sempre che voi, che voi, piccole società, siete le colonne del grande ciclismo. Vabbè, il ciclismo è la mia passione. Il posto e poi ho oh, qui diversi amici e ho trovato anche amici nuovi che lavorano, che si impegnano, che fanno, fanno tanti sacrifici e mi fa piacere che una tappa eh, sia arrivata nel Mantovano, una tappa sia arrivata nel Bresciano quindi questo giro del Trentino eh, e poi oggi eh, andiamo addirittura in Austria quindi anche se sulla carta eh, si, si legge internazionale ma credo che per il lavoro che fa il, col suo presidente Tiengo sia davvero un ciclismo internazionale, quindi eh, bisogna aiutarlo di più, che gli sponsor diano un po' più di fiducia a queste persone, perché solo che siano queste persone si può andare avanti con il nostro ciclismo. E ricordiamoci che l'idea e la fatica parte da un piccolo paesino, Faedo. È vero, sì, questo piccolo paesino dove c'è questo signore con tanta, con tanta passione. E riesce a mettere insieme delle grandi cose. E siamo ormai alla partenza partenza da Vipiteno, Sterzing 948 metri sul livello del mare, a Dinnesbruck. 574 metri, sono 82 le atlete partite, c'è cioè da scalare il passo del Brennero a 1370 metri sull'antica statale e poi ancora un Gran Premio della montagna ad Aksans nella Conca di Innsbruck. Quattro atlete in 8 secondi, la Bubedenkova, la Brendry a pari tempo, l'Arnese, la Vorra che è compagna di squadra a 8 secondi. Dalle 2. E intanto c'è Luisa Tamanini che, insieme con la Parietti, in, eh, attacca con un certo margine di vantaggio la salita che porta al passo del Brennero. 15 secondi il vantaggio, poi si porta a 25-35 secondi ma quando siamo in prossimità del Gran Premio della Montagna c'è Bagarre in testa al gruppo anche se sono fuochi di paglia in quanto c'è un controllo stretto fra la Bubnenkova, la Brandry, l'Arnet e la Vorrach, ancora le due Battistrada, Luisa Tamanini e la Parietti, ma il gruppo sta riducendo il vantaggio comunque una bella azione quella delle due atlete, un modo come un altro per animare la corsa e soprattutto per mettersi in evidenza, questo per Luisa Tamanini, di fronte al proprio, al proprio pubblico. Ma la Bubnenkova numero 50 e la Brandley marciano sempre vicinissime, controllo strettissimo, si corre sul filo del rasoio, pari tempo. Quindi, uno scarto, una distrazione e si potrebbe giocare questo splendido dodicesimo giro del Trentino. Ancora sulla testa della corsa, è Luisa Tamanini a fare l'andatura. Aliverti Bianchi, alle sue spalle la Parietti, Società Sportiva, Lazio, la Dispori. Siamo alle Gran Pia Montagna, raggiunte le due. Trasitano nell'ordine Rosane Kirch, Lavinia Tofanelli, Fabiana Luperini. Il gruppo è praticamente compatto e si scende verso Gris. Siamo quindi in territorio austriaco, da qualche chilometro e sono stati percorsi 35 km di gara. Nel tratto in discesa allungano in nove Si tratta precisamente della numero 3 Baler, della numero 20 Christensen, della numero 38 Sachakil della numero 57 Belvederesi, della numero 64 Beutler, della 72 Kacciailka, della 79 Rosanne Kirk e della 107 Tofanelli della 114, la spagnola Marta Villa Josana. Quindi abbiamo una rappresentante italiana, tedesca, danese, austriaca, svizzera, ucraina, brasiliana e spagnola. Il vantaggio di queste nove fuggitive è di 15 secondi al 35 km, ma si scatena il gruppo alla rincorsa dei no, delle nove fuggitive ma quando arriva a una cinquantina di metri rallenta e non chiude il cosiddetto buco, ma non reggono al ritmo la numero 38 Saciaci, le Austria, la numero 79 la brasiliana Rosane e quindi in testa alla corsa rimangono in 7, precisamente con il numero 3 la Bahler, con tedesca, con il numero 20 la Christensen, danese, con il numero 57 la Belvederesi con il numero 64 la Beutler Svizzera, con il numero 72 la Kaczynka Ucraina, con il numero 107 la Tofanelli, con il numero 114 la Spagnola Marta Villa Iosana. E intanto comunque con la telecamera stiamo a curiosare ciò che avviene in gruppo e vedete che la numero 20 Brandi, la numero 50, Bubnenkova non ne si mollano, stanno a stretto contatto di gomiti, marcamento a uomo come si direbbe nel linguaggio del calcio. A questo punto vedete sono quasi affiancate maglia verde e maglia fucsia, pari tempo, quindi nei calcoli comunque della classifica dovrebbe, potrebbe vincere la, la Brandley se vincesse la tappa. O se tra le due ci fosse un divario superiore alle 20 posizioni, cioè la eh, Bumenko dovrebbe giungere 20 posizioni dietro alla Brandley. Siamo sulla testa della corsa, dicevamo 7. Concorrenti a far da lepre, la Baller, la Christensen, il numero 3, e numero 20, la 57, Belvedere, la 64, la Svizzera, Beutler, vediamo adesso in primo piano, la 72, cacciaica ucraina, pericolosissima, in volata ed è difatti la più controllata, la 107, la Tofanelli, e la 114, la Marta Vila-Iosama. Intanto con. Il percorso ci avviciniamo a Innsbruck, ma le concorrenti, vedete intanto sullo sfondo il trampolino olimpico, le concorrenti prima di giungere all'arrivo devono compiere un ampio giro ed è ancora un gran premio della montagna. Intanto il vantaggio delle fuggitive sale notevolmente 1:10 1,42 al 54 km 1.45 quando si inizia a salire verso il secondo ed ultimo Gran Premio della montagna. Il gruppo delle maglie alle spalle delle concorrenti si fraziona a secondo che inizia la bagarre oppure ci si, si rallenta per controllarsi. In questo tratto di salita c'è un tentativo di allungo, vediamo la Stayurskaya che tenta di riportarsi sulla testa, e c'è l'Arned maglia iridata, la Brandley maglia verde e la Bubnenkova maglia fucsia. Quindi vedete le prime tre della classifica non si mollano un istante si controllano reciprocamente nell'ordine di fatti troviamo la 50, Bubnenkova la 120, la Brandly più dietro la Arnet con la maglia iridata e si è formato quindi un gruppettino di 6 unità c'è anche la Staruskaya che è quinta in classifica ed il gruppo al momento si è notevolmente frazionato, ma anche in testa alla corsa non eh, si è più in sette ma in cinque. Hanno ceduto mentre si sta salendo verso il Gran della Montagna la Rosane Kirk, la Tofanelli, la Belvedere e la Sacha Kill Restano quindi in testa con più di un minuto di vantaggio la Baler, numero 3, la Christensen, numero 20 la Beutler numero 64, la Cacialca numero 72 e la Marta Villa Iosana numero 114. Non ci sono italiane in testa alla corsa e vedete intanto che il gruppettino delle maglie è rimasto, si è ridotto a pochissime unità, ma non c'è naturalmente volontà di inseguire ciò che prevale il controllo stress, stretto per la testa della classifica e le prime 5 sono tutte qui. Mancano ormai pochi chilometri alla conclusione, una decina di chilometri. Ancora si sale per qualche chilometro, ma poi si scenderà verso l'arrivo di Innsbruck e già c'è la banda che suona, c'è tanto pubblico, tanta curiosità per questa manifestazione che vede appunto la sua conclusione proprio nella capitale del Sud Tirolo. Intanto, ma è un dato puramente di cronaca, è uscita dal gruppo all'inseguimento la Luperini ed in testa e questo è ancora più importante per la classifica di tappa, restano in quattro ha ceduto la Bayler quindi a contendersi la vittoria di questa tappa la Christensen numero 20 la Beutler numero 64 la Cacciaica numero 72 e la spagnola Valta Villa Josama, la più veloce sulla carta è la Cacciaica la più con controllata è proprio lei e di ha attaccato la Svizzera a Boitler quando mancano 2-3 km alla conclusione si getta a chiudere il buco proprio l'Ucraina Cacciaica e spreca così energie tenta un allungo essa stessa ma rispondono la 64 Boitle resta in ultima posizione costantemente con il numero 114 la spagnola Villa Iosana stanno guadagnando una ventina di metri la Christensen e la Caccialca e la Caccialca che aveva tentato l'allungo la vediamo in testa contrata dalla Christensen ad inseguire si stanno riportando sulle due di testa la Boitler e la Vila Josama. Niente da fare, quattro in testa, oramai il traguardo è vicino. Li separa dallo striscione d'arrivo il fiume In ma ora siamo nel rettilineo d'arrivo. Le quattro di testa Christensen, Boitler, Cacciarca e Malta, Vila Josama che accenna ad una ma è solo una prova d'orchestra scatta invece l'atleta della Chirio, la numero 20 Christensen guadagna di metri quando siamo proprio sotto l'arco dell'ultimo chilometro ed è ancora la caccialca a rifarsi sotto la vedete con la maglia chiara con la, le strisce verticali rosse resta sempre in nelle ultime posizioni, la Villa Iosama è la Cacciaica al centro della strada, la fianca la Villa Iosama. E quando mancano 50 metri alla conclusione, la spagnola che vince nettamente al secondo posto, Annette Boitler, terza Natalia Cacciaca. Quarta Lisa Christensen a due secondi, quinta Katia Longhin che vince la volata del gruppo davanti a Martina Corazza, Svetlana Bubnenkova, Monia Baccaile, Chiara Nadalutti e Ilaria Rinaldi. Una bellissima vittoria, una bella volata eppure di antagoniste linee a vevi e di valore. Eh... Una bella volata, sì, una buona volata, mi sentivo bene, avevo la gamba buona, ci ho provato. Ecco, siete andati via in discesa, poi avete mantenuto un bel vantaggio nei tratti in salita. Eh, avete collaborato subito? Sì, sì, siamo andati via eh, subito sopra il Brennero, in discesa, eh, abbiamo collaborato tutte e nella seconda salita abbiamo rimasto in quattro. Sempre abbiamo collaborato tutte, brave. Abbiamo... Come hai lanciato la volata? Sei partita da lontano? No, io ho partito dietro la russa, la Natalia. Sapevo che lei era velocista, forte, era la ruota a tenere. E ce l'ho fatta. È la prima vittoria questa? È la seconda mia vittoria quest'anno. <ride> Grazie. Dove vai? vince questo dodicesimo giro del trentino alto adige su the tyrol la russa svetlana bubnenkova